Gol del pareggio, andiamo a vedere subito le immagini, partiamo con le immagini del pubblico, c'erano pochi tifosi, anche piuttosto arrabbiati, non c'era scoglio sulla panchina perché non è arrivata ancora la liberatoria. Secondo minuto di gioco, avete visto la rimessa di Bocchetti, fallo su Ferrarese, però Sesa, l'azione prosegue, mette di poco a lato. Ed ecco l'azione del Venezia con Budan, siamo al 21esimo. Errore di Cinetto e del portiere Soviero e per poco non ne approfitta proprio Stellone. Conclusione a fil di palo ancora di Budan, sicuramente tra i migliori. Il centro, Mancini riesce a toccare, Da Costa avete visto che errore clamoroso ha commesso. Poi l'uscita di Soviero sul calcio di punizione di Sesa. Siamo al secondo tempo, decimo ancora Sesa, è lui che prova più frequentemente il tiro, colpo di testa ancora di Saber, Soviero è molto bravo, non si lascia sorprendere. Vidigal non è molto fortunato in questa conclusione. Ancora Napoli che preme moltissimo, vedete quante azioni una dietro l'altra. Attenzione a questa, Da Costa per Guerra al centro, Poggi gol, è il gol dell'1-0 per il Venezia che non segnava, che non aveva mai segnato allo stadio San Paolo e pare che non segnasse un gol qui da quasi mezzo secolo. 1-0 dunque, la reazione da parte del Napoli, reazione piuttosto veemente, e poi vediamo Stellone ancora in azione, Stellone grande protagonista, il gol del pareggio, davvero molto bravo, a lui il commento rapidissimo. Sì, ci dispiace insomma, per come si era messa la partita, è vero abbiamo conquistato un punto, però oggi ci tenevamo a vincere e ottenere questa vittoria per avvicinarci un po' alla zona, allontanarci dalla zona calda, non ci siamo riusciti e ci dispiace per quello. Ecco, Scoglio lo abbiamo avvicinato prima, ha detto semplicemente ho capito qual è la diagnosi, adesso correremo ai rimedi. Dove hai visto la partita, Salvatore, Scoglio? Scoglio ha visto la partita dalla postazione della Rai, ormai è una moda. E chissà che cosa avrebbe detto se Paolo Paganini? Eh no, anche perché abbiamo Stellone, è stato protagonista di un episodio da moviola proprio in Napoli-Venezia. Ecco, facciamo un po' un parallelismo in quello che è accaduto in Torino-Roma nel fallo che ha portato al rigore su Lucarelli, Samuel su Lucarelli. Andiamo a vedere, siamo al 41esimo del primo tempo, c'è questa punizione di Sesa, guardate a centro area, Maldonado su Stellone, Stellone cade e dobbiamo dire non protesta, però attenzione, se avete visto la moviola su Torino-Roma, c'è di fatto questa evidente analogia, trattenuta di Maldonado su Stellone. Esatto, e quindi sì. Non so, ecco, magari se vuole commentarlo Stellone questo episodio. Perché non aveva capito. Sono andato a protestare dall'arbitro, ma ha detto che non c'era stata assolutamente una spinta da parte dell'avversario. Stefano, che volevi dire? Ovviamente non aveva visto bene. No, dico che non aveva capelli, forse è quello il problema. Se aveva capelli, forse sì, l'aveva trattenuta, forse. Stefano, è come dici tu. Senti, Salvatore, del Venezia si vede qualcuno? No, Dai, io volevo dire a Stellone. Sì, Soviedo. Ha visto qualcuno, evidentemente. Volevo chiedere a Stellone l'effetto scoglio questa settimana, com'è stato? Ah, l'effetto scoglio. No, siccome ti ho visto ben carico, con la fascia da capitano e tutto quanto. Insomma, No, il mister è normale, ha portato un po' una ventata di ottimismo, ha detto di giocare sereni e tranquilli, cosa che in questo momento è un po' difficile dati i risultati, quindi ha cercato di caricarci in quel modo. Poi ha detto che dall'anno prossimo cominceremo la sua scaletta, no? Dall'anno prossimo significa fra pochi giorni però, Sì, non dall'anno dalla partita, certo, dalla partita certo, del 6. Certo, era una battuta. Gianmaria. Ma no, volevo chiederle, siccome lui chiede attributi particolari, cioè sì, vi siete attrezzati per le tre palle che vi chiede Scoglio oppure siete ancora in perlustrazione con lo scroto? Adesso parte gli scherzi, ma io dico una cosa, qui ci sono dei parolai fra i nostri tecnici incredibili, no? Che seminano così delle cose, delle immagini enfatiche, come è un po' difficile, questo Napoli è difficile che si possa salvare, ci vuole un mezzo miracolo, no? E io mi auguro che Scoglio riesca a farlo, ma vedendo questo Napoli e pensando cos'era il Napoli, qui ti viene proprio voglia di cantare Monasterio Santa Chiara,
pensa al Napoli cos'era quando Stefano Tacconi che conosce Gianmaria bene Scoglio, penso che io credo che ce la faccia, insomma, io credo, è una scommessa già questa partita in pochi giorni ha dato un po' di entusiasmo, perché ho visto giocatori che hanno dato l'anima, sì, ma il risultato ma siamo sempre lì, siete dei retori, dei mandolinari, la speranza tutti, è sempre la speranza, cioè io sono molto affezionato, ma così, se noi vogliamo fare una mozione dei sentimenti per il Napoli, sì, sono ben d'accordo, mi auguro, solamente per tornare a vedere il Napoli in Serie A e tornare anche a Napoli dai nostri amici, ma da lì, da qui a dire così, che questa squadra abbia fatto un passo avanti, a me hai non paura, sembra. Hai paura che non mai mangiare più la pizza? Non è che pure quella che è la pizza, allora, la pizza si mangia anche qua. Io ringrazio, se non ci sono altre domande, Salvatore Biazzo, ringrazio naturalmente Stellone. Ci rivediamo a questo punto nell'anno nuovo, il 6 credo di gennaio la Serie B è in pista, quindi grazie.